ospitiamo ogni anno professionisti dei vari campi dell'arte, musica, danza, film, arte visiva, scrittura e arte culinaria a venire a Palazzolo Atene per un mese e a lavorare sul territorio. E quest'anno appunto avete visto, spero che avete visto i lavori degli altri tre ospiti. E adesso concludiamo con Mark Dresser, che è un compositore americano che parla anche italiano che ci presenta il suo progetto Cucina Sonica e quindi Mark ci dirà del suo stesso progetto. Noi siamo molto felici che Mark è venuto a stare con noi. Vi chiediamo una cosa: questo concerto dura un'ora e Mark vi dona la sua musica, la chiede la vostra attenzione, quindi se fra 10 minuti dovete uscire è meglio che state in piedi nell'altra sala, così potete andare via senza disturbare. Se siete seduti in mezzo dovete andare via prima di un'ora, vi consigliamo, anzi vi chiediamo per piacere di stare in piedi, cerchiamo di non disturbare la performance. Niente fotografie, niente fotografie, niente pomodori, solo banane. Solo scacce. E quindi pensateci, ce la fate a stare un'ora seduti senza rispondere al telefono? Mettete il vostro indice e pollice in tasca. Questa è l'unica cosa che vi chiediamo, per un'ora concentrazione, perché Marco ci sono questi suoi bellissimi pezzi e adesso Marco stesso ci dirà. Grazie. Niente fotografie per favore. Concerto di Sonic, questa cucina sonica approfondisce le idee della musica come un'offerta, una sorta di nutrimento attraverso il suono. Dall'inizio degli anni 90 ho lavorato su questa metafora componendo per altri, i più delle volte amici musicisti che suonano la mia musica. I titoli di questa composizione si chiamano banquet, banchetto, aperitivo, digestivo e nutrimenti, per fare alcuni esempi. Arrivando a Palazzolo 2 settimane e mezzo fa, sono stato portato alla pasticceria Caprice. Claudia e Turi di Akrai Residency mi hanno presentato alla generosissima Amma Peruccio, alla sua famiglia e al personale della pasticceria gentile e accogliente, che ci hanno offerto pranzi gustosi e cordialità. La prima cosa che ho mangiato, che è stata una specialità salata, la modicana. Mi ha ricordato una torta greca di spinaci, ma senza la pasta filo. La modicana ha un gusto specifico, costruito in strati trasformati da colore. Ho pensato che la modicana è una metafora perfetta per una serie di brevi brani musicali, un tipo di tema e variazione, in parte composta ma soprattutto improvvisata. Leggendo della cucina siciliana e le varie influenze culturali apportate dai greci, gli arabi, gli spagnoli e gli romani, ho mescolato tutto con miei radici jazz e di musica classica contemporanea, cercando di integrare questi strati musicali nelle mie composizioni. Letteralmente, una settimana prima di arrivare a Palazzolo, un nuovo adattamento per il mio contrabbasso è arrivato. Questi denti metallici attaccati sotto il ponticello dello strumento, realizzato dal mio caro amico e luthier Kent McLeggett. Un momento. Questi sono i denti metallici. Ok, parte del mio obiettivo durante questo soggiorno è stato quello di comprendere le nuove potenzialità del mio strumento grazie a questo adattamento e di integrare questo nuovo suono in una nuova musica.
in molte culture la prima offerta musicale è un'invocazione, una convocazione degli attenanti. Ho usato questa idea non tanto nel senso classico, ma come metodo di improvvisazione per ascoltare e sentire l'acustica della stanza e per creare un legame con il pubblico. Ok, mi piacerebbe iniziare con un'invocazione improvvisata, seguito da una serie di modicane questa sera. Un modicana teatro greco, un modicana cromatico, un modicana panettiere dedicato a Bahar Behabani e un modicano cecherato non zuccherato dedicato a Dorata Polasca e due o tre altri brani. Ok, cominciamo. Thank you.
Questa è un Monicana teatro greco.
Ok, Monicana cromatica. Terza Monicana, Monicana Panicieri, dedicato a Bahar Behbahani. Se ha visto questo progetto di lei, la musica forse sarà un po' familiare. Thank you.
quattro modi cana, gatto, adoro Dorota Polaska, si chiama Ceccarato, non Zuccarato. Thank you.
brano si chiama Punto. Si chiama Ivan Vera.
lei ha scritto una bella novella, si chiama The Stone Virgins. And questa periodo, quando abbiamo incontrato alla Civitella Ranieri un'altra art residence come Akrai.org, questa sono conosciuto con Claudio Canizzaro. So ho suonato, questo è sempre un memoria di Ivan, e si chiama Echo Nanny. And Echo Nanny significa on the corner. Questo libro è molto scuro, infatti, parlano della atrocità della Mugabe era, which continues, unfortunately. And this questa scene, Echo Nanny, questa on the corner, quando tutto che gioia succede, on the corner. All'angolo, on the corner? Yeah, on the corner. Quindi quando si messa alle strette, la gioia? Yeah. Succede. Voglio solo fare una traduzione, qualcuno non capisce, quindi un pezzo dedicato ai volontari della spettrice della Zimbabwe. Thank you.
Go ahead. Se volete, Mark ha alcuni CD in vendita qui sul tavolo, potete chiedere a lui direttamente. E se siete in Sicilia nei prossimi giorni, Mark, you're going to play in Palermo, right? In a yes. few days. You remember the dates, 24th and 25th? That sounds right. And 26 in Enna. Okay, so volete, se volete seguire Mark, suonerà il 24 e 25 a Palermo e il 26 a Enna. Palermo, where? Where in Palermo, you remember? Roots Magic in Palermo. What? Roots Magic. Roots Magic, Roots Magic. Mark, do you have like a Facebook page or something where they can check you yes. out? Yes. Okay. Yeah, it's there. Quindi se guardate sulla pagina Facebook sua trovate informazioni. Grazie ancora, abbiamo finito questa serata. Non abbiamo parlato di niente. Grazie tante.